Ciao a tutti e benvenuti nel mio studio, dove ho realizzato questa e altre produzioni piccole, dove di là invece c'è lo studio della batteria. Faccio appunto oggi alle 11:20 circa verrà trasmessa su Radio RDM Oggetti che non trovo più. È stato creato quello che volevo andare a fare, però è andarlo ad ascoltare, ma ad un livello tecnico. Ciao ragazzi, allora non ho fatto in tempo a montare il video della presentazione della reaction, quindi monterò tutto in una volta sola, metterò uno spezzettone del video precedente, ma ora siamo qui. Sono arrivate le 11:20. Solo il meglio. Cerchi la soluzione per la tua casa. Vieni. Allora io sto già, fra virgolette, Disco Today, ragazzi, è mio. Da batterista al suo primo progetto stile anni 80-90, Antonio Marchesani, Oggetti che non trovo più. Logica, mi sembra logica, cercare pezzi, racconti che ogni volta assorbono oggetti inutili, confusi, scomodi, cercare utile. Fatemelo godere un attimo. Volevo criticare effettivamente, ero partito con forti critiche, ma attualmente, al di là che possa piacere o meno il pezzo, non è che tecnicamente io non sono un cantante, quindi non posso. Siamo in radio. Cioè, devo fare l'obiettivo, ok? Non è che devo cercare di essere il più obiettivo possibile. A me sembra Jim Dale il pezzo. Onestamente non posso. I cori perfetti. Gabriele Martinelli, che è stato di grosso supporto alla mia voce. Lo sento bene, non esce troppo, ma è di supporto alla mia voce. La corista Antonella, che ha fatto corista poi fra virgolette perché è un'ottima cantante, come anche Gabriele, con due stili completamente diversi, emerge alla grande. A me il pezzo gira. Punto giusto. Ma direi che sono come sai fare tu. Spiegami. Un reverbero allucinante sotto le percussioni che ho suonato. C'è una cassa, praticamente si capisce, si percepisce, no? C'è una cassa, diciamo, triggerata, loopata più volte, sono andato a ricreare proprio un discorso simile da discoteca, no? Una bad pause, no? Come si dice, siete più in grado voi di dare dominio lì alle canzoni, queste cose da discoteca un po' lente. Matt cresce la chitarra. Ragazzi, però volevo fare questa parentesi sul discorso della batteria, no? Batteria, ho utilizzato la batteria acustica loop triggerata con la macchina, appunto, sono andato dentro il computer e via, triggerata e loopata successivamente. Poi ho risuonato il Charleston, dove se si ascolta bene fa tutto il movimento durante tutta la canzone. Il Charleston si muove sempre in maniera differente rispetto a una battuta all'altra. Io ho voluto fare così perché mi dava più movimento, quindi sono contento perché il pezzo in prima battuta, ascoltandolo in radio, suona veramente bene, quindi sono contento dei lavori fatti qui in primo luogo, dove è nata proprio la canzone, al di là del fatto che possa piacere o meno, ovviamente, non discuto su questo, però sono molto orgoglioso perché è stato fatto un bel lavoro qui,
è stato fatto un ottimo lavoro da Andrea Pacchetti allo studio 360, dove il quale, cioè lui è il produttore dei Zen Circus, altri nomi che ora non mi viene in mente. Io lì più che altro ho fatto le voci, perché sentivo la necessità a casa mia, proprio io da solo con questo, cioè facevo schifo, non ce la potevo fare, stonavo, no, non è possibile, io sono un cantante mezzo di niente, cioè non sono proprio un cantante, non lo voglio essere. Quindi sentivo che stonavo, sentivo la necessità di avere un altro orecchio. Andrea è stato di grosso supporto in questo, ha fatto delle belle voci secondo me, perché con un cantante così credo abbia fatto un ottimo lavoro. Successivamente ho portato il pezzo per il master in finale da Tommy Bianchi, altro ottimo personaggio. Quindi che dire ragazzi, alla prossima, e io continuerò a fare video, analizzare un po' qua, un po' a destra, un po' a sinistra, i video anche, chissà, boh, di vita normale, e ci vediamo, quindi mi fa piacere. Iscrivetevi, come dicono tutti, al mio canale, mettete un like, che come dicono qui, insomma, fate queste cose che sapete voi su YouTube. Quindi, alla prossima!